Oggi un interessante incontro, parliamo di ovviamente social network, un tema molto discusso, indiscusso, insomma c'è chi ne ha tanto da dire nel bene e nel male. Cosa ne dice invece un importante esponente di questa situazione? Ma guarda, i social network indubbiamente hanno cambiato la vita delle persone e stanno cambiando anche il mondo dell'informazione, perché sono entrate proprio di petto all'interno dell'organizzazione, del lavoro, anche del mondo giornalistico, degli uffici stampa, delle televisioni private, dei siti, dei blog. Quindi in un certo senso oggi sono diventate quasi una fonte privilegiata del nostro lavoro di giornalisti e comunicatori. È chiaro che, come tutte le cose che succedono sulla rete, su internet, ci sono i pregi e i difetti, perché molto spesso appunto questa informazione che arriva senza intermediazione da parte del giornalista, a volte può essere anche, ci possono essere anche delle bufale, delle cose che magari devono essere valutate con una certa prudenza da parte dei giornalisti. Ecco perché è importante la funzione di moderazione, di controllo da parte del giornalista, non sminuire il lavoro giornalistico, perché appunto non è possibile che l'informazione sia soltanto delegata ai cittadini. È sicuramente importante, perché oggi tutti possono comunicare, c'è una grande voglia di partecipazione da parte delle persone attraverso appunto i nuovi strumenti di comunicazione, però appunto pregi e difetti dei social network vanno valutati con molta oculatezza da parte anche di chi, delle istituzioni che ne fanno uso. Penso per esempio appunto per il sindacato, i partiti politici, le imprese che oggi utilizzano molto i social network per parlare, per dialogare direttamente con i cittadini. Anche lì bisogna utilizzare questo strumento con molta oculatezza, perché appunto ci possono essere anche dei rischi legati anche alla privacy dei cittadini e alla corretta informazione, che vanno sempre appunto conservate. Oggi a Foggia, proprio nella sede della CISL provinciale, il rapporto tra sindacato e informazione, qual è? Poi oggi se ne parla anche un po' più specificatamente, anche per i grossi problemi del mondo della stampa. Guardi, oggi proprio parleremo soprattutto di questo, che nonostante ci sia questa grande diffusione dei mezzi di comunicazione, il paradosso quasi di questa situazione è che oggi appunto il sindacato, tutti i soggetti sociali hanno poco spazio sui mezzi di informazione. Quindi sembrerebbe appunto, dovrebbe essere esattamente l'opposto, ma è così. Perché? Perché appunto oggi lo spazio che i mass media dedicano all'informazione sociale, al sindacato, è uno spazio molto limitato. L'informazione macina tutto, c'è molta politica, c'è molta cronaca e quindi il sindacato fa più fatica a comunicare. Per questo motivo l'utilizzo, e in questo oggi appunto è l'oggetto anche della discussione, l'utilizzo dei social network è sicuramente positivo, perché ci permette appunto ai soggetti sociali di dialogare direttamente, di saltare questo passaggio con i mezzi di informazione e di dialogare direttamente con i propri iscritti, con i cittadini, con gli utenti, diciamo, del sindacato. Quindi anche questa è un'opportunità in più che abbiamo, sapendo però appunto che alla fine quello che è importante è appunto questo rapporto continuo appunto con i cittadini, attraverso appunto il contatto diretto con le persone. Cioè, non possiamo pensare che tutti questi strumenti sostituiscono il face to face, cioè il fatto di andare nei posti di lavoro, di parlare con le persone, con i lavoratori, di spiegare come vanno le cose. Cioè, l'idea di trasformare tutto in un sindacato virtuale o in partiti virtuali, come è accaduto, no? Oggi ci sono le consultazioni online, i partiti che nascono sulla rete, questo è sicuramente un pericolo, perché c'è il rischio, è quello di andare verso appunto una informazione astratta, una conversazione astratta, sempre meno legata dal rapporto interpersonale. Senta, con tutta sincerità, il mondo della stampa, il mondo del giornalismo è in crisi e chiaramente i social network avrebbero, tra virgolette, potuto creare anche
una certa crisi. Come se ne può venire fuori con una legge, un regolamento? Insomma, l'ordine dei giornalisti stenta anche, lo stesso sindacato dei giornalisti ha grosse difficoltà. Lei ha qualche proposta, qualche idea? Ma guardi, indubbiamente appunto questo pericolo c'è, perché appunto il fatto di parlare direttamente con le persone attraverso la rete ha messo in crisi gran parte dei giornali, che non vengono più letti perché la gente si informa attraverso internet, attraverso la rete, e quindi c'è anche questo problema, per non parlare poi del problema anche delle televisioni private e tutto il resto. Come se ne esce? È un problema che hanno tutti i paesi. Non c'è una ricetta. Gli stessi Stati Uniti, che sono il paese più all'avanguardia, stanno trasformando sempre più i giornali e tutti gli altri mezzi di comunicazione, cercando di favorire questa integrazione con questi nuovi mezzi di comunicazione. In Italia siamo in ritardo, la Federazione Nazionale della Stampa sta facendo degli sforzi, sta studiando questa materia. Come se ne esce? Secondo la mia modesta, opinione, la cosa fondamentale è quella di avere una contrattazione, soprattutto a livello aziendale, sempre più forte. Cioè, all'interno delle aziende informative, all'interno dei giornali e televisioni, bisogna che ci sia una contrattazione forte tra l'editore e i rappresentanti del sindacato, per regolamentare l'utilizzo di questi strumenti e soprattutto far sì che la funzione del giornalista non venga messa da parte. Perché appunto, che cosa sta succedendo di fatto? Che questa deregolamentazione, questa deregulation sta distruggendo la professione giornalistica, perché un ragazzino di 17 anni con il telefonino riesce a mandare magari delle informazioni sulla rete, bypassando tutta quella la rete appunto giornalistica che esistente. Quindi questo va regolamentato nelle aziende con una buona contrattazione, per cercare di salvare e di trasformare questa professione, che inevitabilmente avrà a che fare con questi nuovi mezzi di comunicazione. Segretario, oggi si incontra la stampa per parlare di sindacato, per parlare di social network, l'importanza di questo tipo di informazioni ovviamente, e l'importanza anche di conciliare quello che è il mondo del sindacato con il mondo, il resto del mondo. Beh, il mondo del sindacato con il mondo dell'informazione, come dire, sono due mondi che sicuramente possono e devono dialogare, perché in un momento così difficile che stiamo affrontando, sia il sistema dell'informazione come il sistema di chi rappresenta poi i problemi reali della gente, credo che da questo punto di vista ci sia un'intesa che bisogna in un certo senso dover a tutti i costi trovare. Noi abbiamo voluto organizzare insieme all'Associazione regionale questa iniziativa, la facciamo qui alla CISL nella nostra sede, per cui oggi abbiamo il piacere di ospitare questo mondo essenziale per il paese, ma essenziale anche per questo territorio, proprio per le vicende che sta riguardando il nostro territorio sotto l'aspetto economico, sociale, occupazionale, e per cui da questo punto di vista noi, come dire, insieme alla stampa oggi, se vogliamo, possiamo anche lanciare un segnale importante rispetto a come l'informazione corretta deve rappresentare un elemento, un baluardo essenziale per chi poi deve fare le scelte, per chi poi deve sul campo riguardare quelli che sono, fare le scelte su quelli che sono i temi che riguardano i lavoratori, i pensionati, ma che riguarda tutto il mondo più in generale rispetto alle difficoltà che vive questo territorio.